per tutti quelli che amano la Puglia, che amano la sua luce, che amano i suoi scenari, parte Puglia on the Road, una serie di cartoline, di fotografie che raccogliamo andando in giro per la nostra bellissima regione. Oggi partiamo con una visita, guardate un po', qui, al Castel del Monte. Raffigurato sul centesimo. Castel del Monte, voluto da Federico II, un castello bellissimo, suggestivo, che è stato dichiarato, pensate, unico castello in Italia dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Andiamo. Si vede già il castello, solitario al centro della piana. Sembra davvero una corona di pietra. Castel del Monte fu voluto da Federico II, come si sa, un imperatore che ha lasciato un'impronta molto forte in questi luoghi da lui molto amati. Federico, lo Stupor Mundi, diceva di questi posti: se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui. Perché Federico II fece edificare Castel del Monte? Fu edificato come opera militare o come padiglione di caccia? Oppure la ragione vera è da ricercare nell'interesse che l'imperatore dimostrava per tutto ciò che era alchimia ed esoterismi? Se fosse un'opera militare, sarebbe strano che l'assenza di un ponte levatoio, di un fossato, di prigioni all'interno, di scuderie. Per essere un padiglione di caccia, invece, mancano le sale adeguate ad ospitare la corte numerosa che seguiva Federico II. Quindi resta l'ipotesi esoterica, in quanto il castello è progettato secondo precise regole astronomiche. Le mura, ad esempio, seguono lo spostamento del sole nei segni zodiacali. Nelle misure di torri, mura, cortile, si ripete sempre il numero d'oro. 1,618, che è il numero che si ritrova anche a Stonehenge, nella piramide di Cheope, nella cattedrale di Chartres. Lo stesso numero 8, che torna ossessivamente nella pianta ottagonale, nelle 8 torri angolari, è simbolo dell'infinito. A tutto questo si aggiunga che Castel del Monte si trova a metà strada tra Roma e Gerusalemme, cioè Occidente e Oriente, Impero e Chiesa. Un punto d'incontro dunque fatto edificare da un imperatore che avrebbe voluto controllare i due estremi del potere. Lasciamo Castel del Monte con i suoi misteri, ancora più affascinanti in quanto irrisolti, e partiamo per nuove e suggestive mete pugliesi. A presto!